È per me un grande piacere naturalmente aprire questa nuova stagione di seminari del martedì. Sono un appuntamento tradizionale che da molti decenni l'Università di Siena, il Centro AMA progettano e propongono, ed è ogni anno appunto motivo di soddisfazione riuscire a organizzarli e a proporli. Quest'anno i seminari prevedono 10 incontri complessivamente, c'è una pagina del sito del Dipartimento nella quale potete trovare la locandina con il programma completo. Gli orari Robertissima Eleonora Pischedda, che è la nostra regia. Molti di voi sicuramente conoscono già i seminari del martedì, quindi la farò molto, molto breve questa presentazione. Sostanzialmente intendono essere un dialogo intorno al mondo antico, un dialogo che cerca di far interagire diverse prospettive sul mondo antico, di avere un carattere interdisciplinare, di far parlare fra loro quanti si occupano dell'antichità. Una prospettiva antropologica, storica, filologica, archeologica, e altro ancora, senza trascurare naturalmente gli aspetti della ricezione del mondo antico, dei riusi dell'antico, tutte le prospettive che aiutano a mettere in luce quanto il mondo antico sia ancora vivo e quanto di vivo abbia ancora da dire e da dare e da consegnarci. Questo è uno scopo che ci prefiggiamo, che speriamo insomma di riuscire ad offrire, proprio nella convinzione che sia necessario ripensare continuamente e lavorare sullo sguardo con cui noi ci avviciniamo al mondo antico. E anche quest'anno, insomma, abbiamo cercato di così, proporre una serie di voci diverse e di punti di vista diversi rispetto all'antichità. E cominciando questa stagione, non potevamo sperare in inizio migliore di quello che possiamo offrire oggi. Il nostro ospite per il seminario di oggi è Maurizio Bettini. E ora io dovrei presentare Maurizio Bettini, che è un compito che so che è già inevitabilmente perdente, insomma, perché da un lato lo conoscete tutti, naturalmente Maurizio Bettini, dall'altro non c'è modo che, insomma, di riassumere in poche battute così l'attività, l'insieme dell'attività che hanno caratterizzato, la produzione, l'impegno intellettuale, studi, le ricerche, le aperture che ha dato allo studio del mondo antico. Quindi mi ritrovo a pochi brevissimi appunti, perché il modo migliore per interagire con Maurizio Bettini è ascoltarlo, naturalmente. Quindi cercherò più rapidamente possibile di passargli la parola. Maurizio Bettini insegna antropologia del mondo antico all'Università di Siena ed è il direttore del Centro di Antropologia del Mondo Antico, e di entrambi è stato il padre fondatore della Facoltà di Lettere dell'Università di Siena e del centro AMA. Collabora con l'Università di Berkeley, per la quale tiene lezioni e seminari da ormai un ventennio, con l'École d'Études en Sciences Sociales di Parigi, con il Collège de France e con molte altre prestigiosissime istituzioni. Ha introdotto sostanzialmente in Italia la prospettiva di studio dell'antropologia del mondo antico, oltre ad aver dato una serie di studi e ricerche di carattere letterario, filologico, sulla storia delle religioni, su una serie enorme di aspetti specifici del mondo antico.
ha pubblicato moltissimi, importantissimi volumi. Io ne cito alcuni in modo del tutto arbitrario e mi scuso, insomma, naturalmente, ma citandoli tutti prenderei tutta l'ora, insomma, che abbiamo a disposizione invece per la sua relazione: Antropologia e cultura romana, Ritratto dell'amante, Nascere, Le orecchie di Hermes, Voci, Affari di famiglia, Vertere, Il Dio elegante, Vertunno e la religione romana, insieme a William Short, curato l'edizione con i romanni. Segnalo per chi non avesse molta familiarità con le questioni dell'antropologia del mondo antico, un ottimo punto di partenza da questo punto di vista. E più recentemente ha pubblicato Radici, Homo Sum, Contro il politeismo, Hai sbagliato Foresta, una serie di testi in cui, oltre alle note tradizionali capacità, risuona anche un certo impegno civico più vistoso, forse, e che arricchisce ulteriormente la sua produzione. In anni recenti il Centro Ama e Maurizio Bettini si sono dedicati anche a ripensare il diritto romano, il modo in cui può essere studiato e affrontato come fenomeno culturale, al di là del settore specifico degli studi di diritto, e anche qui qualche pubblicazione testimonia questo interesse. Giuristi si nasce, la storia mitica del diritto romano, convegni e altri incontri che testimoniano un ulteriore ampliamento, diciamo, e estensione dello sguardo di Maurizio Bettini sul mondo antico. Ma come ho detto, la voglio fare un po' breve, più breve possibile, perché voglio dare il prima possibile la parola a Maurizio, perché è molto meglio ascoltare le sue parole della mia dubbia presentazione. E quindi lo ringrazio moltissimo di aver accettato l'invito e di essere qui ad aprire questa nuova stagione dei Seminari del martedì. E gli passo volentieri la parola, ricordando soltanto che dopo il suo intervento ci sarà la possibilità di interagire, di dialogare con lui. E per farlo potete prenotarvi o scrivere anche osservazioni e domande sulla chat che trovate fra i simboli in alto a destra del vostro schermo, indicando la volontà di prenotarvi per un intervento. Grazie mille a tutti gli intervenuti, grazie in particolare a Maurizio e ti passo la parola. Grazie Stefano, grazie a tutti voi che siete qui, grazie di questa lunga presentazione che una volta all'altra queste presentazioni diventano sempre più lunghe, il che ovviamente è per me motivo di allarme. E va bene, grazie comunque, sono parole molto affettuose, io poi qui diciamo, gioco in casa, quindi mi sento particolarmente vicino a questa iniziativa che ho sempre seguito. Qualche volta coorganizzato nel passato, quindi insomma sono molto contento di partecipare con voi a questo seminario, che è un vero seminario però, perché io non ho neanche preparato uno handout, per quello che mi interessa sinceramente è condividere con voi alcune idee su cui sto ancora lavorando, su cui sto ancora pensando, e che riguardano in particolare il problema del rapporto fra diritto e religione nella cultura romana. Giustamente Stefano ha ricordato il nostro interesse da qualche anno a questa parte nei confronti del diritto, ovviamente in una prospettiva di carattere antropologico e non certo romanistica in senso tecnico. Dunque, vi spiego le origini di queste mie riflessioni. Io mi stavo occupando della parola latina fas, che, come ben si sa, costituisce una delle nozioni della cultura romana. Sono queste quattro paroline, no? Fas, mos, lex e ius. Quattro monosillabi che però, pur essendo così esigui,
hanno nella cultura romana un'importanza enorme. E in particolare di fas si dà sempre questa interpretazione: all'origine significava legge divina, legge imposta dagli dèi. Ora io, per una serie di motivi che qui non sto a riassumere, sono convinto che non sia così, cioè che fas in realtà abbia un altro significato. E però è interessante capire perché fino dall'inizio a fas sia stato attribuito il significato di legge divina. Questo perché, che è un significato che ancora oggi, diciamo, voi trovate in tutti i lessici a cui aderiscono molti studiosi di diritto romano e storia della religione, diciamo, di Roma arcaica. Perché gli viene attribuito con tanta facilità il significato di legge divina? Perché bisogna inquadrare la nascita della riflessione su fas e sulle origini del diritto a Roma in particolare, in una temperie culturale che in qualche modo esigeva che anche a Roma le origini del diritto fossero legate alla religione. E quindi, intanto, questo è il primo argomento di cui vorrei parlare, no? Come si sviluppa a un certo punto nei nostri studi l'idea che anche a Roma, come si presume in altre culture, all'inizio diritto e religione siano la stessa cosa, sostanzialmente. Poi vorrei mostrare brevemente il cambiamento di prospettiva, che soprattutto avviene con gli studi di Bronislaw Malinowski, e poi il punto che più mi interessa è cioè in realtà come la vedono i romani l'origine delle istituzioni giuridiche e delle istituzioni religiose, cioè come la raccontano loro. E qui mi vorrei appoggiare alla nozione di memoria culturale come è stata sviluppata dopo gli studi di Ian Aspan e di Aleida Aspan. Ecco, quindi sono un po' questi quattro punti su cui mi vorrei soffermare. Quindi, una serie di studi che vogliono che il diritto e la religione nascano insieme. Il cambiamento di prospettiva, ma no, non è affatto detto che anche nelle società cosiddette primitive il diritto e la religione siano la stessa cosa. Tre, come i romani raccontano, riferiscono le origini, come se le rappresentano le origini delle loro istituzioni giuridiche e religiose. Quarto punto, la memoria culturale dei romani, cioè che cos'è e come possiamo utilizzarla. Dunque, il primo punto. Io, cioè, più o meno a una data precisa, il 1861, e un grande studioso, Sir Henry Sumner Mayne, pubblica un libro che avrà una importanza enorme nel seguito degli studi di diritto comparato, ma anche di antropologia. Il libro si chiama Ancient Law, Leggi Antiche. Siamo nel 1861. Lui è un grande giurista, ha anche un'esperienza in qualche modo di antropologo perché è stato in India, ha studiato alcune comunità locali, eccetera. Quindi, insomma, siamo di fronte a un grandissimo studioso, non certo a un minore. Nella sua ricostruzione di Ancient Law, della legge antica, parte da quello che secondo lui è la testimonianza più antica che noi possediamo in campo giuridico, cioè la Themis e le Themistes dei poemi omerici. Per Mayne, la Themis e le Themistes dei poemi omerici sono le forze, lui parla di divine agency, la gentilità divina, che ispira il re nel dare i suoi giudizi. Quindi, quando il re emana un giudizio, lo fa perché è ispirato dalle Themistes, che sono una divine agency. E poi dice che queste Themis e le Themistes rappresentano, cito, un esempio della persuasione che così a lungo e così tenacemente ha investito la mente umana, quella di una divina influenza che, supportandola, soggiace a qualsiasi relazione nella vita e a qualsiasi istituzione sociale. Quindi, insomma, agli inizi nel mondo primitivo c'è questa persuasione che ci sia una divina influenza che soggiace a qualsiasi relazione nella vita. Questo potere soprannaturale tiene insieme tutte le istituzioni. Lui parla di stato, razza, ovviamente, uomo al tempo suo, famiglia, eccetera.
E poi la separazione della legge dalla moralità e della religione dalla legge appartiene assai chiaramente ai successivi del processo mentale. Quindi primitivi che pensano tutto assieme e sono convinti che c'è una divine agency che tiene tutto quanto assieme. Poi progressivamente si separa da legge, religione da legge e così via. A un certo punto, infatti, dice: quando i romani scrivono le 12 tavole, sono appena usciti dal periodo in cui, a quella condizione intellettuale in cui obbligazione civile e dovere religioso sono inevitabilmente confusi. E qui vediamo l'origine di questa idea, peraltro, che ancora si riscontra in tanti studi, in tanti manuali di storia e diritto romano, secondo cui le 12 tavole sarebbero la prima espressione di leggi laiche, cioè non ispirate religiosamente. Sull'aggettivo laico da usare per il campo romano, io ci avrei le mie brave riserve, ma non ve le comunico. Quindi ecco, questa è la visione che Maine dà delle origini del diritto, tutto assieme, incapacità di distinguere. Pochi anni dopo, 3 anni dopo, Fistel de Coulanges, il celebre autore della Cité antique, Città antica, scrive, è molto retorico Fistel de Coulanges, quindi, la religione diceva, due punti, il figlio continua il culto, non già la figlia, e la legge disse, d'accordo con la religione, il figlio eredita, la figlia no. Eredita il nipote per via di maschi, non già il nipote per via di donne. E poi continua, ecco come si è formata la legge. Si è presentata da sé, senza che si dovesse cercarla. Era la conseguenza diretta e necessaria della credenza religiosa. Era la religione stessa applicata alle relazioni degli uomini fra loro. Il vero legislatore presso gli antichi non fu l'uomo, fu la credenza religiosa che l'uomo aveva in sé. Per principio la legge era immutabile perché era divina. Ecco, allora voi capite che in un'atmosfera del genere è chiaro che anche a Roma si va a cercare l'origine religiosa della legge. Non può che essere così. I primitivi ragionano in questo modo. Pochi anni dopo, un antropologo che si chiamava Edward Sidney Hartland, in un libro che fece al momento, che si chiamava Primitive Law, cioè legge primitiva, attenzione, non più Ancient Law, non più legge antica, ma Primitive Law, sostiene tranquillamente che noi possiamo distinguere tra differenti tipi e specie di legge, possiamo distinguere la magia dalla religione, eccetera, eccetera, ma i membri della comunità primitiva non tracciano queste distinzioni. Essi non vedono nulla di grottesco nel proclamare nel nome di Dio un unico codice che combina prescrizioni rituali, morali, agricole, mediche, con quelle che noi intendiamo come prescrizioni puramente giuridiche. Divieto dell'omicidio, stupro, furto, frode. Insomma, la posizione è sempre quella, no? I primitivi non sanno distinguere, pensano tutto assieme. È difficile non pensare quando si legge che Hartland usa primitive mind, mente primitiva. Difficile non pensare a Lucien Le Brun, il filosofo della Sorbona, che elabora la nozione di mentalità primitiva, cioè mentalità primitiva, âme primitiva, primitiva, psicologia primitiva, eccetera, eccetera. E sarebbe la mentalità primitiva una mentalità di tipo prelogico, cioè incapace ancora di mettere in azione il principio di identità e non contraddizione, incapace di distinguere il naturale dal soprannaturale e convinta che il mondo sia retto da forze soprannaturali che loro non sono in grado di controllare. Ora, dovrebbe essere inutile dire quanto queste costruzioni dei vecchi antropologi siano fallaci, però non lo è perché io le vedo ogni tanto risorgere dove uno meno se l'aspetterebbe. E qual è il problema? Vabbè, il primo problema è l'evoluzionismo. Il secondo problema, però, è che questi, diciamo, studi sui primitivi sono fatti mettendo insieme frammenti etnografici presi da una cultura, da un'altra e da un'altra ancora. Le Brulle, come è noto,
non si è mai mosso da Parigi, e comunque tutti questi studiosi hanno solo preso frammenti provenienti da culture da epoche precedenti. In che idea? Nell'idea che le testimonianze che potevano venire dall'Africa, dall'Asia, da Roma antica, dalla Grecia arcaica, eccetera, se messe insieme potessero restituire un'idea di quello che era l'uomo degli inizi, l'uomo primitivo, appunto. L'uomo primitivo era incapace di distinguere, era incapace di separare, questo è ripetuto più volte, separare la legge dalla religione, la moralità dalla religione, dalla legge, eccetera, eccetera. Ora, è ovvio che queste sono costruzioni fasulle, perché sono state fatte mettendo insieme frammenti di esperienze contemporanee con testimonianze 2.000-3.000 anni fa, nell'idea che, diciamo, si possa ricostruire un primitivo da cui si è evoluto il moderno. Ci sarebbe da fare un discorso adesso su alcune interpretazioni contemporanee di queste società che sembrano rispettare il prelogico di Levi-Brulle, però questo non so se qui vale la pena farlo, ma semmai se abbiamo 5 minuti dopo nelle domande sarebbe interessante discuterlo, perché ci sono antropologi contemporanei come Descolas, come Marshall Salins, come Ribeiro de Castro, che hanno studiato popolazioni in cui ci sono delle rappresentazioni mentali, sociali, che sembrano rassomigliare a quelle ipotizzate da Levi-Brulle, ma si tratta di un inganno, cioè tutta un'altra cosa che tra l'altro varrebbe la pena di rivedere con occhi moderni, però non voglio perdere il filo del discorso. Il grande cambiamento negli studi sul diritto primitivo, sulle istituzioni giuridiche primitive, avviene quasi 100 anni fa, per la verità, con Bronislaw Malinowski, il quale va a studiare una cultura, tra virgolette, primitiva direttamente, cioè ciò che gli altri non avevano fatto. Gli altri avevano ricostruito il primitivo così, come nozione, come concetto evoluzionista. Lui parte, va in Melanesia, ci passa parecchio tempo, e studia i melanesiani anche dal punto di vista del diritto. E pubblica un volumetto dedicato a questo argomento, che è ancora di estremo interesse. Perché? Perché Malinowski, studiando questa società melanesiana direttamente, smentisce completamente le tesi di Hartland. Per esempio, i melanesiani hanno una classe di regole obbligatorie, non dotate di alcun carattere mistico, non dichiarate nel nome di Dio, né fatte rispettare da alcuna sanzione soprannaturale, ma fornite di una forza vincolante di natura puramente sociale. Oppure, queste regole non hanno in alcun modo il carattere di comandamenti religiosi, formulati in assoluto, obbediti rigidamente e regolarmente. Le regole sono elastiche e accomodabili, anche questo è molto interessante, perché nella rappresentazione precedente di Hartland e di altri, questi vivevano sotto, o meglio, sarebbero vissuti i primitivi sotto una sorta di cappa, no? Quella che si chiama la superstizione, che impediva la minima trasgressione di queste regole imposte dai poteri soprannaturali. Malinowski va sul posto e dice: ma no, le regole si possono, come dire, accomodare, ci si può giocare, persino sull'incesto in certi casi si può scherzare, cioè non è come la raccontano, diciamo, ecco. E questo è molto interessante perché è un lavoro fatto direttamente sul campo e non mettendo insieme dei pezzettini presi da altri. Ora, nei decenni poi successivi, gli antropologi che hanno continuato a occuparsi di cosiddetto diritto primitivo, anche se non lo chiamavano più in questo modo, lo hanno studiato da tanti punti di vista, ma non più da quello della cappa di carattere sacrale che sarebbe stata posta sulle regole giuridiche della comunità. E quindi di volta in volta
l'interesse andava sul mutare delle regole in base al mutare dei contesti etnografici, per esempio. Cioè il diritto non è diritto in assoluto, non si può parlare di diritto in assoluto, ma è sempre un diritto locale. Come tutte le altre istituzioni culturali, deve essere analizzato dal punto di vista della cultura che lo produce e nell'ambiente in cui viene utilizzato. Oppure, quanto è inadeguata la formula diritto consuetudinario, che viene spesso applicato a comunità diverse da quelle europee. È anche questo un luogo comune. I non europei hanno un diritto consuetudinario, sì, ma che vuol dire? Ecco. E così, insomma, i punti di vista sono moltiplicati, ma non è più ricomparso quello secondo cui la legge e la religione avrebbero fatto tutt'uno. A questo punto io tornerei a Roma. Tornerei a Roma per guardare i romani, se possibile, con i loro occhi, perché, come dire, sono stati fatti tanti studi, tante ricerche, tante riflessioni su le origini del diritto a Roma, il suo rapporto con la religione, eccetera. Però, viva Dio, forse bisognerebbe stare a sentire come i romani stessi si raccontavano questa vicenda, qual era la loro versione dei fatti. E qui, prima di affrontare questo argomento, vorrei ricordare un piccolo mito che l'antropologa Ruth Benedict riporta all'inizio di un suo libro molto famoso che si chiama Patterns of Culture, Modelli di cultura. Lei racconta che una volta parlava con un personaggio in vista della tribù dei Digger, una tribù californiana quasi scomparsa peraltro, che si chiamava Ramon. E a un certo punto Ramon gli racconta questa storia. All'inizio Dio dette ad ogni popolo una coppa di argilla, e da questa coppa essi bevvero la loro vita. Tutti attinsero all'acqua, ma le loro coppe erano diverse. La nostra coppa ormai si è rotta. Benedict interpreta questo piccolo mito, diciamo, e dice: beh, non c'è dubbio che la grande coppa a cui tutti attingevano erano le possibilità di organizzare diversamente, le possibilità di organizzare una cultura, diciamo. La coppa con cui ciascuno ha attinto alla stessa acqua sono, lei dice, il tessuto completo degli standard e delle credenze di ciascun popolo. Cioè esiste un bacino comune a cui ciascun popolo ha attinto con una coppa diversa. Che è poi il mito che rappresenta l'idea stessa di Benedict, che è quello che ciascuna cultura si organizza in maniera diversa dalle altre, rimontando insieme elementi che sono comuni a tutti, ma che ogni volta in ciascun contesto locale subiscono una strutturazione diversa, che è poi la nozione di cultura classica di Boas, fino a Levi-Strauss per certi aspetti, cioè in ogni caso ci sono degli elementi comuni che ciascuno riorganizza. Ramon descriveva questo con una metafora molto bella, no? Tutti bevono la stessa acqua, però ciascuno dà la sua coppa. E però aggiungeva una cosa triste, Ramon diceva: la nostra coppa si è rotta. Perché? Perché la sua cultura era finita, non c'era rimasto niente, c'era rimasto lui sostanzialmente. Allora, ammettiamo che anche i romani abbiano attinto dal bacile comune della cultura con la loro coppa. E lo hanno fatto, come spero anche riuscirò a farvi vedere in questo poco tempo. E anche la coppa dei romani però si è rotta, perché come i Digger di California non ci sono più. Però c'è una differenza. Mentre della coppa dei Digger non è rimasto nulla, nemmeno la lingua che parlavano, probabilmente, se un antropologo non ha fatto a tempo a registrarne parte, della coppa dei Romani invece c'è rimasta parecchia roba. Ci sono rimasti una quantità enorme di testi, testimonianze archeologiche, cioè c'è un grosso serbatoio, un grosso patrimonio che i romani ci hanno lasciato in
eredità. Questo patrimonio io vorrei chiamarlo memoria culturale. Vorrei chiamarlo memoria culturale utilizzando qui la nozione di memoria culturale elaborata da Ian Assman e Aleida Assman, che è la moglie. E questo, diciamo, a partire da loro hanno elaborato questa nozione, in particolare Ian Assman, mettendo insieme le riflessioni di Maurice Alvax, il sociologo francese degli anni 30-40, e poi più tardi di Vansina, lo studioso di culture orali. Come funziona questa memoria culturale? Beh, la memoria culturale innanzitutto si attiva quando, come dice Vansina, ad altro proposito, si apre the floating gap, cioè il vuoto che fiotta, cioè quando tra la consapevolezza contemporanea oppure la memoria a breve termine, questo lui lo dice per le culture orali, la memoria a breve termine, cioè che scende di una o due generazioni, e un passato remoto, si apre un vuoto. Questo vuoto di memoria, viene riempito da a quelle che Assman chiama le figure del ricordo, cioè si attiva una memoria di tipo ricostruttivo che polarizza attorno ad alcune figure importanti, che sono figure umane, ma anche monumenti o paesaggi o eventi, soprattutto eventi importanti, che intorno a queste figure, diciamo, si polarizzano una serie di elementi culturali, di comportamenti, di scelte, di istituzioni, che vengono in qualche modo tenute insieme e conservate attraverso il permanere di queste figure del ricordo. E che vanno a riempire quel buco che Vansina definisce floating gap, cioè questo buco, questo vuoto che c'è tra la consapevolezza dei contemporanei o delle generazioni più vicine ai contemporanei è un passato remoto. Nel mezzo c'è un buio e lì interviene la memoria ricostruttiva che attraverso queste figure di ricordo tiene insieme questo remoto passato. Ora, non sappiamo se Vansina nell'elaborare questa nozione di floating gap, di buco, di buio, insomma, tra in determinata fase del presente e le origini, avesse presente l'inizio del quinto libro di Tito Livio. Perché Livio dice una cosa estremamente simile, cioè, ve lo leggo, le azioni compiute dai Romani dalla fondazione della città fino alla sua presa da parte dei Galli, no? Prima sotto i re, poi sotto i consoli, i dittatori, i decemviri e i tribuni consolari, guerre esterne, sedizioni interne, ho esposto fin qui in cinque libri. Quindi, nei primi cinque libri, lui ha raccontato quello che avviene dal tempo dei re alla presa della città da parte dei Galli. E poi continua. Vicende oscure, sia per la loro eccessiva antichità, e per la grande distanza che impedisce di vederle con chiarezza, ecco il buio, no? Sono troppo lontane. Lui dice intervallum loci, cioè c'è proprio una distanza quasi fisica. Sia perché l'uso della scrittura era raro a quel tempo, unico strumento capace di custodire fedelmente la memoria degli eventi, seppure qualcosa era stato registrato nei commentari dei pontefici o nei supporti di memoria e monumenta pubblici e privati. Quindi si usava poco la scrittura. E se qualche cosa era stato scritto, lui dice, ciò venne in gran parte distrutto con l'incendio della città. Quindi in realtà lui sta dicendo che fra il momento di narrare la sua storia, o meglio, il momento in cui si cominciano ad avere dei monumenta attendibili per ricostruire la storia e le origini, c'è un buco. C'è un buco dovuto al fatto che non si scriveva molto
che sono eventi lontanissimi, quindi c'è un intervallo, un loci troppo grande, che quel poco che si era stato scritto, se era stato scritto, i Galli l'hanno distrutto. È la classica situazione in cui agisce appunto la memoria ricostruttiva, cioè riparte quella memoria che in qualche modo tende a ricostruire, a tappare il vuoto attraverso figure del ricordo che sono personaggi, eventi o luoghi a cui si legano determinate memorie. Memorie ricostruite però, questa è la cosa importante. Cito qui la frase di un altro antropologo importante, Meyer Forz. Tutto ciò che conta del passato, quando si trova al di là del ricordo dell'uomo, vive nella struttura sociale, nell'ideologia, nella moralità e nelle istituzioni di oggi. Questo è molto interessante, cioè quello che del passato si vuole ricordare, si vuole rendere attivo, è ciò che vive nella ideologia e nella moralità, nelle istituzioni di oggi, è contemporanea questa percezione. Queste cose sono prove palpabili di cose che sono successe ai tempi dei progenitori e degli antenati. E questo mette in evidenza il carattere, come dire, sempre in qualche modo condizionato dai quadri sociali del presente o dei vari presenti che sono succeduti nella fase in cui però si poteva registrare, si poteva scrivere, perché nel passato più remoto si proiettano quelle che sono le istituzioni, le credenze, i principi culturali che si condividono oggi, che si ritengono in qualche modo identificanti la cultura a cui si partecipa. Il che non vuol dire che questi fatti o questi eventi siano accaduti davvero, c'è una grandissima differenza, ma non vuol dire neanche che tutte queste rappresentazioni che ho chiamato figure del ricordo siano trascurabili. Al contrario, proprio nella loro natura ricostruttiva, queste memorie hanno la capacità di dire molto non sulla storia come realmente, wie es eigentlich gewesen, come si sono realmente svolti i fatti, ma come una cultura pensa se stessa. E questo mi sembra che sia comunque un fenomeno di grande interesse, non solo culturale, ma anche storico, perché anche le rappresentazioni di una cultura a se stessa fanno parte della storia. E allora, chiusa questa parentesi sulle figure del ricordo, se osserviamo la cultura romana, le origini, diciamo, di Roma, in particolare le istituzioni giuridiche e religiose, attraverso la memoria culturale dei romani, quando la legge si presentò alla città, come dice Pistello e Coulanges, non lo fece affatto da sé e senza che si dovesse cercarla, no? Lui dice, in quanto conseguenza diretta e necessaria della credenza religiosa. Non andarono così le cose secondo i romani, perché tantomeno si potrebbe sostenere, sempre con Pistello, che a Roma il vero legislatore non fu l'uomo. Fu la credenza religiosa che l'uomo aveva in sé. Al contrario, stando a quanti i romani raccontano, quando la legge si presentò alla città, aveva precisamente l'aspetto di un uomo fornito di prenome, gentilizio e luogo di provenienza. E qui cito ancora Livio, in quel tempo, cioè dopo la morte di Romolo, era celebre, è sempre il primo libro, era celebre la religiosità, la religio e la giustizia, justitia, di Numa Pompilio. Abitava a Cures in Sabina, uomo di grandissime conoscenze, consultissimus, nel campo del diritto umano e divino, ius humanum et divinum, per quanto potesse essere in quell'età, perché Livio dice stiamo parlando in età lontana. Quindi quando la legge si presenta a Roma, no, non è la credenza religiosa, non sono gli dèi, ma è uno che si chiama Numa Pompilio, che viene da Cures in Sabina e che è un grande esperto proprio di diritto umano e divino. Poi Livio si pone il problema, che sempre si pone a proposito di Numa, se fosse stato o no discepolo di Pitagora, questo in quasi tutte le nostre fonti ritorna a questo tema. Anche lui dice no. Non è possibile per motivazioni culturali.
cronologica, però aggiunge, in realtà, dice, non era stato istruito da sapienza straniera, ma dalla severa e triste, tristis acque tetrica, disciplina, che è tipica degli antichi Sabini, di cui nulla era mai esistito di più puro. Quindi arriva questo Numa Pompilio, consultissimo, signore umano, atque divino, che aveva avuto un'istruzione specifica dalla disciplina Sabina. Lui aveva imparato tutte queste cose dai Sabini. Continua Livio, divenuto re, quella città fondata con la violenza e con le armi, Numa si accinge a rifondarla da capo con il diritto, le leggi e i costumi. Questa è la versione dei Romani. A Roma la legge e la religione, è meglio, la legge e le istituzioni religiose, istituzioni giuridiche, istituzioni religiose, ce le porta uno che si chiama Numa Pompilio. No, non vengono dagli dèi. Questa è una cosa che più volte è ripetuta, no? Anche Cicerone dirà che Numa, dopo aver proposto queste leggi che ancora conserviamo nei nostri monumenta, tramite le cerimonie religiose mitigò gli animi ardentemente bellicosi e santamente regolò ogni aspetto del culto pubblico. Quindi è lui che ha fatto tutto il lavoro. E poi in Livio segue l'elenco di tutte le fondazioni attribuite a Numa. L'erezione del Tempio di Giano ad Infimum Argiletum, la scelta dei sacra più adatti a ciascuna divinità, la scelta della nomina dei sacerdoti, la riforma del calendario, la distinzione giorni fasti e nefasti, insomma, tutto quello che forma l'ossatura delle istituzioni giuridiche e religiose a Roma, l'ha fatta Numa, che poi è il tipico re straniero si conoscono molto bene, si conosce molto bene negli studi antropologici perché è un tema ricorrente, cioè c'è un momento in cui il salto culturale prevede l'avvento di uno straniero, e in questo caso è un Sabino, come del resto già Enea era un troiano, cioè come dire, è un tema molto ripetuto. Quindi Numa sapeva già come ci si deve comportare con gli dèi e col diritto, l'aveva imparato a Sabina e lo importa a Roma. Allora, questa è una cifra specificamente umana nella concezione delle istituzioni giuridiche e religiose, che a mio giudizio fa parte, ecco, di quella coppa con cui i romani hanno bevuto l'acqua, cioè fa parte del modo in cui loro hanno costruito la loro cultura. È un uomo che fa queste cose, non un Dio. E la cosa non cambia se si seguono altre versioni della memoria culturale in cui una certa quantità di queste istituzioni attribuite a Numa sono attribuite a Romolo. Non cambia, cioè è comunque un uomo che fa queste cose, che istituisce sacerdozi, che fa le leggi, eccetera. Non ci sono gli dèi. Nel caso di Numa c'è poi ci sarebbe poi il fatto importante da considerare, cioè che si dice che una ninfa, Egeria, gli avrebbe dato dei suggerimenti, quindi ci sarebbe stato come un intervento religioso. Questo è un punto interessante da analizzare, perché? In primo luogo perché in realtà di questa ninfa poi a Roma, questa ninfa Egeria, a Roma non resta nessuna traccia. È strano, non esiste un culto di Egeria, non esiste niente. C'è solo a un certo punto nominato una Vallis Egerie come toponimo, però non c'è nulla, avrebbe adesso un personaggio molto importante. In secondo luogo, Numa stesso, quando dedicò un tempietto, lo dedicò alle Camene, non a Egeria, nel luogo in cui dice che Egeria si incontrava con le altre Camene, ma è alle Camene, non a lei. Ma a parte questo, a parte il fatto che concordemente le nostre fonti dicono sì, ma questa è un'invenzione che è stata fatta, messa su per assimilare Numa agli altri legislatori greci che avevano avuto i suggerimenti da Giove o da Apollo, come Licurgo
Minosse, eccetera, eccetera. Quindi già loro smentiscono questa versione. Però, a parte questo, quello che mi interessa mettere in evidenza, e sto avviandomi alla fine, su questa concezione umana, questo stile che è umano nel rapporto con le istituzioni religiose e giuridiche, è un piccolo episodio in cui si vede come Numa si comportava quando Egeria gli aveva dato un suggerimento. Premettiamo che in ogni caso le fonti ci dicono che Egeria gli dava suggerimenti solo in campo religioso, non in campo legislativo, cioè gli dava dei buoni suggerimenti su quali culti istituire, come uscire da una pestilenza, eccetera, non su quali leggi, che mi pare già un fatto interessante, non su quali leggi emanare. Ma poi la volta in cui lui vuole sapere come si fa a espiare il fulmine, si fa consigliare da Egeria, e Egeria gli dice: rivolgiti a Pichefauno che faranno scendere Jupiter dal cielo e chiedilo a lui. Così fa Numa. Po', intimidito, questi due riescano a far scendere Jupiter dal cielo e Jupiter gli dice: se vuoi spiare il fulmine, io voglio un caput, una testa, taglio la testa a qualcuno. E Numa dice: caput, sì, cepa. Cioè cipolla, gli risponde, giocando su caput e cepa. È un episodio molto famoso. Allora, Jupiter replica, dice, no, non cepa, capilli, ma voglio che i capelli. E lui risponde a sua volta, non, aspettate che ve la leggo un po' più. Un pochino più esattamente. Allora, lui gli ha proposto la cipolla e l'altro dice: no, voglio un caput di uomo, hominis. E Numa dice: di uomo avrai i capilli, caput e capilli. E l'altro ancora più seccato, ovviamente, dice: no, non capilli, voglio un'anima, una vita. E Numa dice: sì, una mena, cioè un'acciuga. Gli fa un anagramma, anima, maena, no? A questo punto Jupiter si mette a ridere e dice: va bene, e il fulmine lo espierai come dici tu, cioè attraverso una cipolla, dei capelli e un'acciuga. Allora, questo episodio è interessante perché mostra come in realtà Numa, per interagire con Jupiter, stabilisce quelle che si chiamano relazioni di scherzo, joking relations, cioè quelle che si attivano in molte circostanze quando si ha a che fare con un potente che si teme e di cui si vuole stornare in qualche modo il pericolo. Quindi scivolare sullo scherzo permette di sottrarsi a guai peggiori. Però tutto questo mostra che Numa esercita una certa agency, per usare il termine caro a Nein, nei confronti di Jupiter. Cioè non è che dice sì, va bene, no? Pensate all'episodio parallelo di Abracco, di Isacco e Abramo. Lì non c'è molto da discutere. Abramo prende il figlio, carica l'asino con la roba per il sacrificio ed è già pronto a ammazzare il figlio quando Dio gli dice: bene, vedo che sei fedele, non lo uccidere. Ma Abramo non ha nessuna agency nei confronti di Yahweh. Al contrario, invece, qui ecco c'è questa capacità dell'uomo di interagire con Dio. Ecco, questo diciamo è un tratto, e su questo mi avvio a concludere: è un tratto che secondo me fa parte dello stile culturale romano nei confronti della divinità. Fa parte dello stile culturale romano perché sono molti gli aspetti da cui questo traspare. Non è soltanto Numa che si permette di interagire con Jupiter. È per esempio Varrone quando dice: io parlerò delle istituzioni, nelle mie Antiquitates, io parlerò delle istituzioni, delle res divine, prima delle res umane, parlerò prima delle res umane e poi delle res divine, perché sono le civitates che istituiscono le res divine, non il contrario.
cosa che mandava in bestia Sant'Agostino, che lo riporta nel De Civitate Dei, perché dice: ma no, perché è la vera religione che istituisce le istituzioni, non il contrario. Evidentemente però c'è sempre questo stile culturale umano dei romani che mettono l'uomo prima, in qualche modo, sopra o al controllo della divinità. È quello che voi potete vedere da moltissimi altri fenomeni tipici della cultura romana, per esempio il fatto che più volte Cicerone ribadisce l'idea che gli dèi sono cives, sono concittadini dei romani, hanno gli stessi iura, diciamo, gli stessi diritti. Altre volte li chiama incole della città. E quando si vuole importare una divinità straniera nella città di Roma, si dice asciscere o adscrivere questa divinità, che è lo stesso termine che si usa per dare la cittadinanza a qualcuno, per cooptare qualcuno in un gruppo. Cioè, c'è sempre questa, come dire, questo décalage, no? Sono io, sì, tu sei il mio Dio, però io dico come si fa. E questo lo vedete nella presa degli auspici, in cui non può essere chiunque che prende gli auspici. Sono i magistrati apposta per farlo, che sono incaricati dallo Stato di farlo, e che interpretano poi questi auspicia per prendere gli auguri. Idem per gli oracola sibillina, non è che si leggono gli oracola sibillina e poi si recitano per tutta la città, no, sono specialisti che vanno, leggono, scelgono l'oracolo giusto, lo interpretano, lo portano in Senato, dopodiché il Senato vota sull'interpretazione. Quindi, come dire, una cultura che fa votare sull'interpretazione di un oracolo, che è comunque una voce divina, chiaramente vuole mantenere questo controllo. Ciò non significa, ecco, e su questo mi posso arrestare, ciò non significa che i romani non sono religiosi. Ecco, questo è il punto interessante, questa è la coppa specifica dei romani. Anzi, si vantano in continuazione della loro religiosità. Polibio che dice: Roma, la religione, ha raggiunto un'importanza tale che non si può eguagliare in nessun modo. Cicerone ripete: saremo inferiori a molti popoli per tante cose, ma non per la religione. Cioè, il senso della religione è fortissimo ed è presente ovunque, anche nella pratica del diritto, non solo nella pratica della religione, nella pratica della politica. Cioè, la religione c'è sempre, però sempre in questa forma, cioè con questa forma di bilanciamento. Loro riescono a pensare insieme queste due cose, essere profondamente religiosi e mantenere lo stile culturale umano nell'amministrazione della religione, che è qualcosa che a noi sfugge, ma perché siamo comunque post-monoteisti, cioè veniamo fuori da una cultura in cui Dio, la religione, il clero per molto tempo, il papato, le varie autorità, eccetera, sono state al di sopra di tutto. E quindi non si può pensare di avere un controllo umano su una religione che è il prodotto di un Dio che esiste da sempre, che ha creato tutto. I romani pensano in un altro modo. Ecco, ed è questo forse l'aspetto più affascinante, più significativo della loro cultura. Per cui, quando appunto Maine, Fustel de Coulanges e gli altri vogliono poi ridurre un popolo come i romani a un popolo sottomesso al volere totale, cieco della divinità, eccetera, come minimo costruiscono un'immagine di Roma che i romani avrebbero rifiutato, che non corrisponde al loro modo di rappresentarsi. Ecco, con questo ho concluso, grazie. Grazie, grazie mille Maurizio. Ti faccio un applauso che diciamo vuole essere quello di tutti i presenti. Purtroppo acusticamente ti dovrei accontentare del mio debole. Grazie davvero. Cioè, invece, grazie per le riflessioni che hai condiviso con noi, ricchissimi punti, molti temi che con grande chiarezza peraltro hai presentato, ma che sono veramente molto importanti e mettono in gioco nozioni e questioni molto, molto importanti rispetto al mondo antico. Io però
vorrei che i partecipanti, ecco, dialogassero con te anche su queste spunti che, importanti che hai dato. La discussione sarà gestita dal valente Fabrizio Buscemi, che è già in postazione, al quale io passerei la parola. Vi ricordo che per intervenire basta segnare il vostro nome o la vostra intenzione di intervenire sulla chat. Se volete, potete anche già indicare un tema o una domanda, altrimenti vi sarà data la parola. Allora, ti passo la parola a Fabrizio e intanto grazie ancora Maurizio per questa splendida presentazione, davvero grazie Buonasera a tutti, ringrazio anch'io professor Bettini per questa splendida lezione e do immediatamente la parola alla professoressa McClintock. Salve, grazie anch'io ringrazio moltissimo per la bella conferenza. Ma perché mi chiedevo, Numa, cioè perché focalizzare poi l'attenzione come primo legislatore su Numa? Quando anche Romolo, poverino, voglio dire, ha fatto le leggi forse più fondamentali per quel che riguarda la struttura gerarchica romana, come quella sulla patria potestas e sul ius vitae ecnesis. E sicuramente Numa è più importante da un punto di vista religioso, però ci sono numerose fonti che anche fanno vedere come seppur più rozzo Romolo sia legislatore fin dal giorno 1 della fondazione, anzi comincia proprio così, no? Compiute le cerimonie sacre secondo il rito, onorato in assemblea il popolo che non poteva fondersi in un unico organismo politico altro che con le leggi, dettò norme giuridiche. Quindi, jura dedit, cioè lo dice proprio come fondatore. Quindi, assolutamente, cioè, tutto quello che hai detto mi persuade completamente, come sempre. Però, dico, proprio dall'inizio c'è questo fortissimo. Connessione uomo-legge, uomo-diritto e forse per la struttura proprio gerarchica romana e anche repressiva, la norma sulla patria potestas che fonda anche la giurisdizione domestica è particolarmente importante per Roma, per come, per i romani, per come i romani vedono quello che li aspetterà da un punto di vista della punizione, perché la giurisdizione domestica accompagna sempre tutto lo scorrere della storia romana e insieme poi alla giurisdizione pubblica. A volte sembra quasi che concorrano spesso, a volte confliggono. Grazie infinite, ma è una curiosità. Grazie Glaia. Sì, in realtà io l'ho detto magari forse un po' cursoriamente, che le fonti danno anche Romolo come fondatore di molte istituzioni e che questo, come dire, non cambia l'assetto però culturale della faccenda, perché comunque è sempre un uomo che istituisce le norme giuridiche, le norme religiose, i sacerdozi e le leggi. Quindi c'è questo stile culturale umano che vale anche per Romolo. Volendo approfondire il discorso, siamo di fronte a due, permettetemi nei termini di Asma, a due figure del ricordo diverse. Cioè in questa memoria ricostruttiva, che è la memoria culturale romana, c'è un filone che fa di Romolo una figura di ricordo centrale per religione e giustizia, soprattutto giustizia, e un'altra che invece attribuisce questo ruolo, fa di questa figura del ricordo Numa. E sono quelle tipiche che non sono contraddizioni, sono varianti di un mito, se volete, sono variazioni all'interno di una memoria culturale che, come dice Livio, è lontanissima, è in un buio. E quindi si è ricostruita in varie forme. Questo spiega perché c'è questa pluralità di figure, poi, no? A cui vengono attribuite spesso le stesse funzioni. Questo non cercare vanamente, ecco, di prendere un pezzettino qui, un pezzettino là, per poi ricostruire una vera storia, ecco, secondo me non è possibile. Qui si può fare una storia culturale cercando di trovare delle linee comuni a una cultura che costruisce delle figure di ricordo che corrispondono a determinati parametri culturali. Però pensare che tutto ciò possa corrispondere a una verità dei fatti, ecco, questo a me sembra molto più difficile. Addirittura, per
prendendo pezzetti di queste miti, di queste storie mitiche, no? Come li chiami tu nel libro, storia mitica del diritto romano, di queste storie mitiche e poi collegarle a pezzetti di monumenti, a scavi, cioè, questo è veramente, secondo me, una straordinaria fiction, se volete, però secondo me non funziona così, ecco. Trovo assai più appassionante cercare di trovare le linee di una cultura dentro figure culturali, figure di ricordo anche diverse, anche talora contraddittorie, che non cercare di rimettere insieme i cocci della coppa che si è rotta. Ecco, questo è un po' il punto. La professoressa McQuinto per dire qualcosa? Sì, sono d'accordo, solo ovviamente non trovando la veridicità, però in ogni caso mi sembra sì, che c'è proprio anche oltre alle fonti, c'è cioè alle fonti antiche, c'è anche un po' un'attenzione, almeno della storiografia romanistica, parlo per quella che conosco meglio, un'attenzione molto forte a rivalutare tutte le informazioni riferibili a Numa, anche se sono singole, e non un numero molto maggiore di informazioni che sono su Romolo. Quindi se vogliamo ricostruire, come dici tu, questo buco della memoria culturale, mi sembra che Romolo riempa il buco molto più di Numa. Questo era però la storiografia ama Numa perché Numa è più politically correct, mentre Romolo ha troppe contraddizioni e troppe varianti, però e quindi mi chiedevo se ti eri interrogato su questa, su questa duplicità. Sì, aggiungo solo brevissimamente per non togliere spazio agli altri. In effetti Romolo è molto meno polarizzato di Numa sull'aspetto istituzionale. Romolo ha uno spettro più ampio, non solo il fondatore, ma anche quello che uccide il fratello e anche quello che fa la guerra e anche quello che fa il ratto delle Sabine, cioè ha uno spettro molto ampio di competenze come figura del ricordo. Mentre Numa, come figura del ricordo, sembra essere più polarizzato sull'aspetto istituzionale. Forse è questo che fa sì che si prenda più in considerazione lui dell'altro. Però, ripeto, sono varianti interne a uno stesso filone. La cosa importante, leggevo tempo fa l'articolo di un tuo collega, che non ricordo come si chiama, il quale sosteneva che, al solito, a Roma, la legge nasceva sotto l'influsso della divinità perché Romolo è figlio di un dio. Che è una cosa, francamente, che nella memoria culturale relativa alle fondazioni di istituzioni non viene mai fuori. Cioè non è pertinente. È pertinente al momento in cui si deve motivare la nascita, e quindi il figlio di Marte. Però poi non si dice mai il figlio di Marte, Marte disse, Marte fece, cioè scompare completamente. Quindi no, per dirti come questa idea in realtà dell'origine divina della legge, insomma, in qualche modo permane, no, nella tradizione dei nostri studi. Passerei all'intervento del professor Viglietti. Sì, anch'io ringrazio molto. Ecco. Anch'io ringrazio Maurizio Bettini per questo intervento che mi ha dato fin troppi stimoli, quindi cercherò di autolimitarmi. Ringrazio anche Graham McClinton che mi ha fregato subito la domanda su Romolo, così potrò parlare di meno. Ovviamente ha alzato la mano una frazione di secondo prima di me e mi ha bruciato Romolo. Comunque penso che Numa sia così appealing, diciamo, nella storia degli studi perché è percepito come più religioso e quindi più coerente col modello evoluzionistico di cui Bettini ci ha detto dall'inizio, quindi fits meglio, diciamo, ecco. Però è vero che, voglio dire, Romolo, jura dedit, punto e basta, quindi il fatto che il diritto, chiamiamolo così, a Roma non nasca religioso è evidentissimo nelle fonti, insomma, e quindi appunto Romolo, anzi, è particolarmente forte da questo punto di vista. Però vado sui temi, diciamo, forse un pochino più, diciamo, di metodo. Secondo me, chiudendo, diciamo, il suo intervento, ha spiegato molto bene qual è la differenza tra la sua posizione
è quella degli evoluzionisti, cioè gli evoluzionisti, Main e Company, ritengono che sfera giuridica e sfera religiosa siano mischiate, ma che ci sia una gerarchia, sia diciamo storica che logica, della religione rispetto a al diritto, cioè venga prima la religione. Invece quello che lei ha mostrato molto bene è che siamo noi a dividere diritto e religione, ma queste due cose stanno insieme, sono concetti embedded, cioè mi sembra che qui ci sia una sorta di implicito polanismo delle cose che lei dice, insomma, ecco, quindi mostra come ci siano dei concetti che sono incastonati tra di loro e quindi è scorretto separarli ed è scorretto gerarchizzarli sia storicamente che diciamo moralmente, quindi questo mi sembra un punto molto importante. Importantissima poi, molto interessante, è il tema della memoria culturale, cioè io sono molto d'accordo con le cose che sono state dette e sono, come sa, molto in disaccordo con chi, prendendo un pezzetto, un pezzo di muro, un pezzo di coccio di qua e di là, dice ah sì, ma questo è quello che dice quella fonte, e così diciamo evemerizzando ho ricostruito la storia di Roma attraverso i miti, va bene, Carandini, ti approccio tipo Carandini, tanto non è un mistero. Però è anche vero che quando noi andiamo a studiare queste tradizioni, queste forme di memoria culturale che troviamo nelle fonti tardo-repubblicane o imperiali, sono presenti degli elementi che sono realmente presenti nella Roma arcaica. Cioè, in certi casi sono stati tramandati degli aspetti, delle informazioni che sono state considerate nel tempo significative e che quindi per qualche ragione arrivano anche a età successive. Quindi un conto è evemerizzare, un conto è riconoscere che certi dati, anche molto antichi, possono essere presenti in tradizioni successive. E qui su questo, diciamo, lo studioso di miti deve essere, secondo me, attento anche a identificare le diverse stratificazioni che sono presenti nei racconti che arrivano successivamente. Da questo punto di vista, come sempre, i grecisti sono più avanti rispetto a noi, cioè con gli studi omerici, eccetera, hanno mostrato molto bene come persistano degli elementi nel tempo. E quindi, come dire, dobbiamo evitare di, secondo me, di pensare, diciamo, ancora un po' idealisticamente che ogni storia è solo storia contemporanea, che ogni mito è un mito contemporaneo, che è un pensiero che in Italia alla lunga ha fatto dei danni notevoli, ecco. Quindi c'è una grande complessità all'interno di questi racconti su cui lavoriamo. C'è anche qualcosa che può servire per la ricostruzione della storia. Comunque è un lavoro che secondo me su Roma sta iniziando adesso. Il fatto che ci siano delle posizioni un po' deliranti la dice lunga, cioè c'è ancora molto, molto da fare. Poi lei ha buttato là la critica delle rappresentazioni primitivistiche degli evoluzionisti e dice ci sono studiosi come Descolà, Viveiros e Salins che hanno dato delle letture molto più interessanti. Insomma, questa è una triade sacra per me, per cui se ci vuol dire qualcosa sono molto contento. Insomma. Però adesso avrei altre domande, ma mi taccio. Grazie. Grazie Cristiano. No, io come sempre poi sono molto d'accordo con quello che dici, anzi sai quante cose poi ho imparato dai nostri dialoghi. Vorrei dire solo una parola sul problema della laicità, no? Distinguere la religione dal diritto a un certo punto. In realtà l'aggettivo laicus è un aggettivo che i romani non hanno usato mai, che è un aggettivo greco che viene usato poi dai padri della Chiesa in latino per dire chi non appartiene a un certo ordine religioso o chi è estraneo al gruppo dei credenti. Quindi se tu Cristiano, ma chiunque applica il concetto di laicità ai romani, gli applica qualche cosa che loro non conoscono perché non ce l'hanno quest'idea dell'opposizione
tra il secolare e il religioso, fra il laico e il religioso. Loro queste cose le pensano assieme, e quello è il segreto, secondo me, della loro cultura, della loro diversità, diciamo. Riescono a ingranare queste due cose. E poi, certo, il discorso che affronti a proposito della conservazione di elementi all'interno della memoria culturale, però è molto difficile identificare questi elementi. So che tu ci sei riuscito in qualche caso nei tuoi lavori sull'economia arcaica, questo mi ha sempre colpito. E si tratta di memoria culturale, qui non di balle, ecco, questo vorrei mettere in evidenza. Non si tratta di invenzioni, si tratta di una memoria ricostruttiva che ricostruisce il vuoto, e lo fa mettendoci dentro categorie contemporanee che gli interessano, tratti che sono tipici della cultura, che sono condivisi, elementi che sono effettivamente rimasti nelle pratiche, per esempio, nelle pratiche culturali, che quindi possono risalire indietro. Certo, questo è un lavoro molto appassionante che probabilmente un po', come dici tu, è un po' il lavoro che ci aspetta, no? per il futuro dei nostri studi su Roma arcaica. Per quello che dicevi delle rappresentazioni primitivistiche, ecco, dato per scontato che gli studi degli studiosi che hai citato tu, ho citato anch'io, cioè Descolà, Marshall Salins, Viverus de Castro, sono studi fatti su popolazioni specifiche, gli Ashuar dell'Amazzonia, gli Inuit, cioè non sono il primitivo, sono quel gruppo lì in quel certo momento. E effettivamente lì c'è un diverso modo di concepire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, cioè c'è una diversa cosmologia. Questa sembra essere la conclusione a cui arrivano più o meno concordemente questi studiosi, in particolare Descolà, cioè se, mentre nella rappresentazione occidentale esiste l'uomo da un lato e la cosiddetta natura dall'altro. L'uomo fa parte, sente di fare parte di questa natura, ma solo fisicamente. Cioè la fisicità ci unisce tutti, perché siamo tutti fatti della stessa materia. Però, ecco, la coscienza, la consapevolezza, le intenzioni, quindi anche i diritti e tutto quanto, sono dell'uomo e non dell'ambiente. Cosmologie come quelle studiate da questi antropologi, in particolare Viverus de Castro, invece non contrappongono queste due dimensioni, l'umano e il naturale, ma paradossalmente contrappongono l'uomo e l'animale, la pianta, eccetera, dal punto di vista fisico, cioè sottolineano la diversità fisica che c'è tra questi enti. Però ammettono che ci sia una comunanza di interiorità, cioè attribuiscono una interiorità anche agli animali, alle piante, alla natura, all'ambiente, eccetera. È una diversa cosmologia. E fa notare Descolà, non si può dire che queste siano cosmologie primitive, perché ci sono culture molto sviluppate, come quella indiana e quella giapponese, in cui il rapporto fra l'uomo e l'ambiente che lo circonda e la natura è concepito allo stesso modo. Cioè gli si riconosce anche all'ambiente delle forme di interiorità, delle forme quindi in qualche modo similumane. Ora, questa diversa cosmologia io la trovo estremamente appassionante, perché oggi che c'è la grande crisi ecologica, la crisi ambientale, che ci poniamo il problema del pianeta, ci stiamo anche accorgendo non solo che gli animali hanno intelligenza, intenzioni, capacità e quindi tra un po' anche diritti come l'uomo, ma pian piano questo viene esteso alle piante. Lavori più interessanti, no, che sono usciti anche da quel studioso botanico italiano, il cui nome ora mi sfugge, ma insomma, che fa vedere come anche le piante abbiano le loro strategie, i loro modi di sopravvivere, sopraffarsi, cioè queste cosmologie anche nostre stanno cambiando, e forse è un gran bene, perché magari se ricominciamo a riconoscere all'ambiente delle similarità anche di interiorità e non solo di materia, magari siamo più rispettosi di questo ambiente, cioè ci rapportiamo diversamente. Quindi questi Ashuar, questi Inuit,
Non è che sono dei prelogici imbecilli, come diceva Levi Brühl. Sono popolazioni che hanno elaborato un loro modo di rapportarsi con la natura e l'ambiente, che è diverso e che anche gli funziona. E se sono restati cacciatori e raccoglitori, e così mi fermo per decine di migliaia d'anni, perché questi, giustamente, viene sempre ribadito dagli antropologi, attenzione, il cacciatore e raccoglitore di oggi non è l'equivalente dell'uomo del Paleolitico, è uno che dal Paleolitico sono passati diversi migliaia di anni anche per lui. È uno che probabilmente ha fatto questa scelta, come mostrano certi studi abbastanza rivoluzionari, per cui a noi, come diceva Petrolina, a me mi ha rovinato la guerra, a noi ci ha rovinato l'agricoltura. Cioè, in realtà la scelta agricola è stata per tanti aspetti rovinosa per l'uomo, perché ha prodotto sfruttamento, schiavitù, cioè non è che ha portato solo benefici. Quindi si può restare cacciatori e raccoglitori, magari anche perché, sì, se l'ambiente lo permette, questo garantisce maggiore uguaglianza, non crea privilegi. Insomma, le cose sono sempre un po' più complicate di come ce l'hanno presentato i nostri padri e nonni antropologi. Ecco. Scusate, l'argomento mi appassiona, Cristiano mi ha provocato. Eleonora Pischedda ci aiuta in chat, dice il botanico è forse Stefano Mancuso. Sì, Stefano Mancuso. Darei la parola al professor Spina. Sì, allora grazie a Maurizio. Intanto volevo rassicurare Stefano che in quanto grecista anziano di origine, anche se poi sono filologo classico, tu sei sotto la mia protezione, quindi nessuno ti potrà né mai attaccare né lamentarsi perché intervengo io, quindi è risolta. La seconda cosa che ho appunto cioè imparato e mi ha fatto riflettere molto, e anche negli interventi successivi, di quanto noi ci dobbiamo, noi intendo gli studiosi attuali e quelli che verranno, liberare di tante ricostruzioni dei secoli, dei 2 secoli scorsi, se non prima, che hanno creato degli affreschi difficilmente contrastabili, perché interessanti. Faccio l'esempio perché diciamo, mi è sempre venuto in mente, quando io ho cominciato a studiare i papiri di Ercolano, dovevo fare l'edizione di un testo disperatissimo, avevo delle ricostruzioni del mio stesso maestro, delle letture che erano perfette, per cui le colonne funzionavano bene. Andavi a leggere il papiro, alcune cose erano diciamo, intuizioni, altre non c'erano, altre non ci potevano essere. E allora il problema era dire distruggo, perché è meglio che distrugga piuttosto che fra 10 anni si continui a dire qualcosa che è impossibile, proprio impossibile che fosse lì. E questo secondo me è la situazione degli studi spesso. E sul campo della religione, per ovvi motivi, la sovrapposizione al mondo antico è fra le cose più deleterie. Da questo punto di vista mi veniva in mente, prima anche che tu lo vedessi, il rapporto col greco. Infatti, io pensavo alle Themistes. Anche lì il rapporto con la divinità è sempre all'interno di un rapporto uomo-divinità varissimo. Pensavo proprio ai ciclopi, sto lavorando sui ciclopi. I ciclopi hanno un aiuto degli dei sostanzialissimo sul raccolto, su tutto, però non conoscono le Themistes. Allora, diciamo, un critico dice: ma scusate, perché gli dèi non gliele hanno date le Themistes? No, perché non è previsto che gli dèi diano le Themistes, loro si regolano ciascuno. La seconda cosa, nel mito di Prometeo, quando alla fine Zeus nel casino generale dà Aidos e Diche, non è che dà le leggi, dà una specie di orientamento di contenitore, come dire. Poi le leggi se le fanno gli uomini per lavorare meglio. Quindi su questo aspetto, sia diciamo greci che romani, in forme molto diverse, però e sono d'accordissimo sull'idea che non c'è la laicità proprio perché non c'è la religione come l'abbiamo conosciuta dopo. La seconda cosa invece è questa, sulla memoria culturale. Mi chiedevo, e questa è proprio una domanda perché appunto la mia bibliografia antropologica è molto scarsa, come ben sai, mi chiedevo. La memoria culturale verticale, cioè quella che ti fa pensare a un tuo passato come identità culturale, rientra anche in una
come dire, capacità culturale di costruirlo, cioè in una coscienza della verticalità. E da questo punto di vista non esiste anche una sorta di orizzontalità, cioè il fatto che una cultura si incontra con altre culture e quindi in qualche maniera tenta di non solo di trasmettere la sua verticalmente, ma di diffondere la sua con altri negli intrecci. Ecco, questi elementi sono elementi comuni a tutte le culture o no? Perché questo è un problema, cioè quando ci sono le forme di trasmissione o meno, probabilmente questi elementi si affermano, cioè una cultura che ha la scrittura, che ha forme di comunicazione, che se le è inventate, probabilmente ha un rapporto con le altre culture nel quale pensa anche come diffondere la sua, ma una cultura di un gruppo ristretto non, cioè non avverte proprio questo problema. Ecco, questo te lo chiedo proprio, è una domanda vera, perché appunto mi manca come detto terre. Ti ringrazio. Grazie Gigi, ma cultura di un gruppo ristretto, che cosa intendi per gruppo ristretto? Di un gruppo, diciamo, autosufficiente, che vive su un determinato territorio, che ha solo una cultura verticale, come dire, però non mette questa sua insieme di cultura in un rapporto con altre culture con le quali fa la guerra, poi le soggioga, poi le deve... Le deve gestire, eccetera. E qui penso ovviamente sia ai greci che ai romani, però siccome appunto non ho esperienza degli studi sulle culture di altro tipo, mi chiedevo questo aspetto, cioè insomma, oltre alla verticalità della memoria culturale, l'orizzontalità della memoria che entra in contatto. Ma credo che, diciamo, l'entrare in contatto con altre culture poi si trasforma inevitabilmente in verticalità, cioè le cose che uno apprende da culture altre, poi sempre in regimi che non scrivono, che non hanno una grande consapevolezza di sé attraverso la storia, cioè si trasformano in istituzioni culturali e vengono riproiettate nel passato come se uno le avesse sempre avute. Questo è poi il gioco di tutte le tradizioni, no? Che anche appunto pensando a gruppi ristretti, quei piccoli gruppi identitari tipicamente francesi, no? Le village, le chateau, la cosa, cioè, che pensano di essere lì da sempre, come quelle nelle canzoni di Brassens. Però in realtà nel corso del tempo hanno integrato una quantità di elementi che poi riproiettano in un passato come se fosse stato sempre il loro. Diciamo, la memoria ricostruttiva è anche questo, cioè impadronirsi di elementi che a un certo punto fanno comodo, piacciono, eccetera, e poi vengono inglobati e riproiettati nel passato. Per questo poi è così difficile distinguere le famose vere origini, la vera tradizione da quello che non lo è, perché in realtà è impossibile, è una costruzione appunto ricostruttiva che prende dentro un po' tutto, tutto quello che fa comodo, i quadri sociali di volta in volta che entrano in gioco. Abbiamo una domanda nella chat di Michele R, non riesco ad individuare l'identità in maniera un po' più precisa. Lei ha citato Cicerone, del quale ricordo due opere considerate tra i suoi scritti più razionalistici, il De Fato e il De Divinazione, nei quali critica la scienza divinatoria. Può essere, semplificando molto e banalizzando, che anche la razionalità abbia bisogno della religione per puntellare le istituzioni civili, sottraendole all'instabilità delle cose umane? Beh, sì, questa è la tesi che emerge poi dal finale della divinazione, ma anche nel De Natura Deorum, cioè a un certo punto il De Natura Deorum, se non ricordo male, Cotta, che peraltro è pontefice massimo, ma rappresenta gli scettici, quindi è molto interessante, è come fare un vescovo ateo, no? È un po' da romani questo, pontefice massimo che non è lo stoico, ma è lo scettico. Comunque lui dice, con i vostri argomenti sugli dèi non mi avete persuaso completamente, con gli altri greci o altri storici, io però mantengo la mia fiducia negli dèi perché così mi hanno insegnato i miei antenati. Cioè è un po' questo, diciamo,
l'aspetto, uno dei tanti aspetti interessanti della religione romana, che non è il banale utilizzo della religione come si dice instrumento umbrelli, no? L'utilizzo bieco della religione per mantenere il potere, la frase di Voltaire: Dio non esiste, però non lo dite per favore al mio cameriere, no? Che è una frase rimasta celebre. Non c'è, però lui mi dice: no, non mi serve più. Non è questo, cioè è un modo di pensare l'organizzazione sociale, politica, eccetera, che si fonda su questo concetto di religione, cioè su una religione che ha sempre il controllo dell'umano, della città. E quindi sì, è così, cioè la religione serve a mantenere in piedi tutta la struttura generale, però nello stesso tempo, per restare in piedi, la religione ha bisogno di una serie di istituzioni che sono dichiaratamente umane, e su questo equilibrio si regge la società romana, fino al momento in cui cambierà tutto, quando un imperatore si convertirà al cristianesimo, e allora poi la struttura cambierà. Michele R. e in realtà Michele Renna si è palesato ora. Passerei all'intervento della professoressa Giordano. Sì, grazie mille Maurizio, proprio bella, insomma, ha fatto pensare tantissime cose, alcune sono state già dette. Io volevo un attimo tornare al discorso della cosmologia, che sono, penso anch'io che sia un po' il termine chiave, la prospettiva chiave, e lì insomma volevo così ricordare una distinzione che hanno fatto Oudemans e l'Ardinois nell'87, in questo bellissimo libro che si chiama Tragic Ambiguity, in cui contrappongono una cosmologia separativa, che è quella post-cartesiana sostanzialmente nostra, in cui c'è una separazione molto rigida, direi quasi ontologica, degli ambiti, a quella che loro chiamano una cosmologia interconnessa. E non so che ne pensi, a me ecco, l'aggettivo interconnessa piace molto, perché rende proprio l'idea del fatto che le sfere, pur nella loro chiaramente autonomia, separatezza, sono sempre costantemente interconnesse, e tra queste è proprio quello che dicevi tu, quindi è semplicemente così, non per aggiungere una definizione, ma penso che sia veramente questa, è un po' una chiave, no? Lo stesso dicono, la cosmologia è antropologia, e spesso sì, in un caso come questo è soltanto se ricostruiamo una cosmologia possiamo venirne a capo, soprattutto se ricostruiamo la nostra, in cui ha senso parlare di laico contrapposto a religioso, no? In una situazione post-rivoluzione francese, ma no, certamente non ha senso per una cultura come quella romana o certamente come quella greca. A proposito di interconnessione, mi veniva in mente, mentre parlavi, quello che succede ad Atene con la specializzazione dell'Areopago nei delitti di sangue, in particolare nel Phonos Ecusios, no? Che avviene in una data, no? Che è il 461 più o meno, e poi la narrazione, diciamo così, che ne fa Esquilo, appunto, nell'Orestea, appena 3 anni dopo. E quindi è chiaro che lì la questione è interamente, è più che umana, no? È dibattuta, nasce all'interno del dibattito assembleare ateniese, ma nella narrazione Eschilo trasporta, no, questa vicenda su un piano che interconnette insieme, no, cioè gli dèi e gli uomini. E quindi è molto interessante, perché l'Orestea in qualche modo è anche un po' un manifesto ideologico, no, se vogliamo, di quelle riforme democratiche, ma che inevitabilmente coinvolgono il piano divino, ma proprio perché il piano divino non è lassù, no? Cioè non è metafisico, ma è qui. E quindi quello che tu dicevi degli dei cittadini è verissimo anche per la Grecia, no? Cioè sì. I Poliei sono politai, no? O enchorioi, e quindi diciamo questi due piani appunto si interconnettono, ecco, insomma solo questo. Sì, grazie Emanuele. Ora, non conosco questo libro, non l'ho mai letto, anzi poi mi darai indicazioni più precise. Interconnesso mi piace molto come intersoggettivo, che è un altro termine che si usa per parlare di queste cosmologie che descrivevamo, in cui non c'è la separazione cartesiana, no? Tra appunto res cogitans e res extensa. Ecco.
cosmologie intersoggettive sono quelle in cui tu riconosci una soggettività anche ad altre componenti dell'ambiente in cui vivi. Questo è effettivamente un bel cambiamento ed è un bel modo di pensare che ci farebbe molto comodo oggi se cominciassimo a entrarci dentro e abbandonassimo certi vecchi parametri. Volevo solo aggiungere a proposito degli dèi come cittadini, degli dèi, sempre questa idea del controllo dello stile culturale umano nella religione, no? Dei romani. Cioè, non è che gli dèi non esistono, gli dèi non ci sono, cioè che i romani pensano che gli dèi non ci sono. No, gli dèi ci sono, ce ne sono tantissimi. Il problema è nel passaggio al riconoscimento ufficiale di queste divinità. Cioè, quando Enea va a visitare con Evandro il Campidoglio, Evandro gli dice: ma qui i contadini hanno paura perché c'è un'oscura presenza, si sente qualche cosa. Dice, loro dicono che ci sia, che hanno sentito leggere, ci sia Jupiter qui. Sono timori, paure, che poi chiaramente alludono alla costruzione del tempio per Jupiter Optimus Maximus in quel luogo. Cioè, prima è una presenza indistinta, poi diventa una divinità a tutti gli effetti. Così, una certa giornata di marzo, dice Ovidio, è il dies in cui è nata Minerva. Non è che è nata Minerva come per i greci dalla testa di Zeus. Quel giorno hanno consacrato il tempio di Minerva e allora nasce la divinità. Quindi c'è sempre questa polarità, no? Fra delle forze divine che sono, ci sono, ma non sono riconosciute, non sono completamente note, e il momento del controllo di queste sfere divine. Io direi che il problema è sempre quello, cioè i romani sanno benissimo, un popolo molto religioso, sa di essere circondato da una quantità di presenze divine enormi. Lo mostrano quei famosi dei minuti, no? Quegli dei piccolini che rappresentano tutte le varie azioni nei campi, le funzioni del corpo umano, aspetti del paesaggio. Cioè, paradossalmente, sono molto sensibili, sanno che ci sono queste presenze e quindi le devono controllare. E questo che è. Per questo stanno insieme le due cose, della religiosità estrema e del controllo umano sulle divinità. Non perché sono laici o perché non credono, al contrario. Però proprio per questo, e per questo ci scherzano anche, cioè per questo Numa si mette a battipeccare con Giove, oppure Plauto mette in scena l'Anfitrione con Jupiter che fa il buffone e Mercurio, perché si tratta sempre di mantenere una distanza con queste divinità che sono... fanno anche paura, cioè, perché si sa che il nostro destino è in mano a loro. Quindi Agostino, quando dice: voi nei vostri templi onorate gli stessi dei che deridete nei teatri, è che non ha capito nulla. Cioè, no, ha capito nulla perché ragiona in un altro modo. Ragiona in tutt'altro modo. Cioè, lui è già uno di noi, no? E non è più un romano, da questo punto di vista. Quindi anche lo scherzare con gli dei è la stessa cosa che mettere le istituzioni umane prima di quelle divine, mettere gli oracoli sibillini al voto in Senato, cioè c'è questo, diciamo, continua dialettica, no? Tra queste due forze. Aveva alzato la mano prima il professor Ferrucci, non so se vuole... No, solo molto brevemente, intanto per ribadire il ringraziamento a Maurizio per questo bellissimo seminario, per tutti gli spunti che anche la discussione ha dato. Volevo fare soltanto alcune brevissime così annotazioni, ma proprio molto rapide, il rapporto alla relazione, alla questione, appunto, la relazione ai rapporti religione-diritto, che anche Cristiano prima richiamava, la gerarchia, la gerarchizzazione o meno, insomma, di questo rapporto. Il primo contatto con la storia romana io l'ho avuto all'Università di Roma seguendo le lezioni di Santo Mazzarino, e fra le moltissime lezioni che Santo Mazzarino
ha dato a me e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di seguirlo, ma che ancora dà a leggerlo. Una era proprio una continua insistenza alla presenza ineludibile, inevitabile, della religione in tutti gli aspetti della vita romana, cioè qualcosa che non richiedeva neanche di essere argomentato o discusso, o che si poteva magari definire, insomma, nei diversi campi naturalmente, in modo più specifico, ma che era un aspetto che andava accolto come un dato, insomma, ecco, e questo, insomma, emerge anche molto chiaramente in moltissime sue pubblicazioni, insomma, si può recuperare facilmente. Purtroppo Santo Mazzarino, per alcuni aspetti, è rimasto poi un po' marginale rispetto ad alcuni filoni della ricerca sul mondo antico, oppure anche quando è stato riscoperto ed elogiato, e forse non è stato poi altrettanto rimesso in gioco per alcune sue posizione. Questa mi sembrava una invece che meritava di essere così segnalata e suggerita, perché insomma si presta bene, ecco, anche rispetto al discorso che facevi tu, mentre per esempio un altro grandissimo studioso come Louis Cernet, che certamente è stato uno studioso importantissimo, in particolare proprio in relazione al diritto, quando aveva elaborato la sua nozione di prediritto in relazione al diritto, in gran parte aveva riapplicato lo schema che la religione viene prima della laicizzazione del diritto, perché la sua distinzione tra diritto e diritto andava proprio in quella direzione, insomma, senza togliere l'ammirazione che naturalmente Germè deve comunque avere. E quindi così sono semplicemente due piccole spunti, ecco, annotazioni integrative, così a margine di quello che era stato detto. E poi, se posso, una brevissima ulteriore così questione riguardo proprio al rapporto fra umano e divino, in particolare nella sfera del diritto e della religione. Naturalmente io parto dai greci, perché, come giustamente ricordato prima, io lì sto, ma ho Gigi che mi protegge, quindi insomma mi sento più sicuro ora per fare questa questione e per porre questa altra. Non è neanche una questione, così una notazione, per sapere se se ne può trarre qualcosa anche nelle pratiche greche. Insomma, noi siamo abbastanza ben documentati per le forme del diritto, le procedure del diritto ad Atene, naturalmente, e lì tutta la procedura è una procedura estremamente umana, le leggi sono certamente frutto del lavoro umano, insomma, non c'è discussione su questo, tutto sommato. Però gli dei sono ancora, in piena età classica, continuamente chiamati in causa, come i garanti, cioè loro le leggi non le hanno messe loro, perché le hanno messe gli uomini, però le leggi degli uomini sono garantite dagli dei, e ci sono delle figure specializzate, per esempio gli esegeti, che sono dei tramiti, che interpretano, diciamo così, le posizioni divine, le trasmettono agli uomini, ma che non hanno alcuna funzione giudiziaria. Non hanno alcun impatto, diciamo, sull'esito di un processo, sulla sentenza, eccetera, però indirizzano i giusti comportamenti per poter difendere le proprie cause senza turbare in qualche modo l'equilibrio fra umano e divino. E questo mi sembra anche una traccia, insomma, proprio della continua interferenza reciproca, interconnessione, come diceva prima Manuela, di questi due aspetti, cioè anche Atene, che passa per essere città democratica e quindi ciò anche un po' più miscredente delle altre, non si sa bene perché, ma insomma soffre di questa conseguenza, laicizzata nel diritto e nelle altre forme. Però invece, se si va a vedere poi i modi reali in cui avvenivano questi processi, continuamente mette in gioco la sfera divina nella risoluzione tutta umana delle vicende giudiziarie. Ecco, questo è soltanto questo piccolo intervento che volevo fare. Sì, sì, ma ti ringrazio Stefano, sono assolutamente d'accordo. Adesso anche a Roma il giuramento fa sempre parte delle pratiche giuridiche, quindi dire, di nuovo gli dei intervengono. Quello che appunto è il punto un po' discriminante è il pensare o meno se la legge sia stata istituita dagli dei o dagli uomini. Secondo me, la rappresentazione romana sono gli uomini e non gli dei. E poi, certo, con tutto ciò, la religione resta ingranata, ma in tutto, nelle pratiche politiche, in quelle belliche,
non ne parliamo, cioè la sorpresa degli auspici chiaramente ti fanno capire che senza la religione non si fa niente, ecco. Però sempre in questa forma, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Abbiamo una domanda in chat di Roberto Cirillo. Secondo Mircea Eliade, il duo Romolo-Numa corrisponde alla polarità Mitra-Varuna della prima funzione, sovranità magica e sovranità giuridica, e si rispecchia nella coppia opposta Flamini-Luperci. Lei concorda? No, cioè che devo dire? Mi dispiace. Non conosco la persona che ha fatto questa domanda, ma purtroppo io sono molto lontano dagli studi indoeuropei sulla cultura indoeuropea, cioè sulla possibilità di ricostruire delle strutture ideologiche, religiose o addirittura politiche, mettendo insieme testimonianze che vanno dagli inni vedici all'Edda antica, quindi con una disparità di circa 3.000-3.500 anni. E non penso che la cultura si trasmetta per li rami, diciamo, si trasmetta etnicamente. Era poi il presupposto, ahimè, di Eliad, in parte anche di Musil e di tutta l'indoeuropeistica che vi ha preceduti. Ecco, non, sinceramente sono un tipo di quadri comparativi a cui non credo, però, ripeto, questa è la mia visione di questi fenomeni, ecco, non pretendo di avere ragione, ecco, ho i miei argomenti però. Ad ora non ci sono altri interventi prenotati. Non pare che nessuno voglia, quindi forse possiamo... Posso passare la parola a professor. Bene, allora, se non c'è qualche ripensamento, diciamo, vedo ancora qualche secondo per eventualmente presentarmi. Io intanto, caso contrario, mi avvio verso una conclusione di questo incontro di oggi, partendo naturalmente da un enorme ringraziamento a Maurizio Bettini per il bellissimo seminario, per questa ricca discussione che ne è seguita, grazie anche appunto alla sua presentazione. Perdonatemi, ha alzato la mano Liciaferro. Allora io mi taccio subito e le do senz'altro la parola. No, aspettate che... Buonasera, e forse sono fuori tempo massimo. Eccola, ciao Licia. Io immagino che il professore Bettini possa capire quanto mi abbia appassionato questo suo seminario per i temi che mi hanno coinvolta personalmente per molti anni. Io volevo fare una domanda all'antropologo Bettini. Volevo chiedere se fosse d'accordo, visto che ha sfruttato la metafora della coppa di Ramon con la visione della Benedict, cioè che ci sia una grande coppa, quasi un universale, un antropi non universale, non so come dire, da cui le diverse culture attingono per costruire, per strutturare le proprie, quelle del gruppo, e se questo poi significa che l'essere umano non ha infinite possibilità. Sostanzialmente io sì, sarei d'accordo con la Benedict in questa visione della cultura che, come dire, parte da una possibilità molto ampia di combinazioni, di costruzioni, di idee, di procedure, di pratiche, eccetera, all'interno della quale ciascuna cultura riorganizza la propria specifica coppa, diciamo. Sostanzialmente io sì, sarei d'accordo che è così e che quindi ci sono anche delle frontiere dell'umano, penso proprio di sì. Una di queste è sicuramente il linguaggio, per esempio, che si articola poi in molte migliaia di sottoforme, però attinge comunque a delle strutture che sono di carattere umano generale. Ecco. Dove il lavoro della Benedict poi non mi convince più
paradossalmente in questo, cioè che dopo aver fatto questa bellissima introduzione, aver introdotto questa nazione di modelli di cultura, Peters of Culture, eccetera, dopodiché, studiando due o tre culture soltanto, che sono i Pueblo e gli Inuit, non mi ricordo quali altri, poi prende le categorie di Nietzsche e dice esistono popoli apollinei e popoli dionisiaci. E gli Hopi sono apollinei, mentre quegli altri sono dionisiaci. Cioè, insomma, lì mi sembra che francamente non ci siamo più, però va anche detto che un libro scritto alla metà degli anni 30, quindi in tempi molto lontani. Però ecco, nel fondo credo che sinceramente che lei abbia visto giusto, cioè ci ha dato un modo per pensare le culture e la loro costruzione. Non so se sei d'accordo, se tu invece sei ostile a questa visione. Con il professore Bettini sempre d'accordo. No, con Ruth Benedict, voglio sapere. E di conseguenza sì. Bene, allora io riprendo lentamente il mio saluto a Bettina, che magari nel frattempo qualcun altro prende coraggio e si inserisce per fare un'ulteriore domanda, però insomma riprendo da dove ho lasciato. Appunto, grazie davvero di cuore a Maurizio per questa sua presenza così ricca, come al solito, insomma, ha lasciato un segno importante nell'ascoltarlo, ma anche così disponibile a dialogare, come insomma, chi lo conosce sa naturalmente che è così. E è stato un bel modo, un modo splendido per aprire la stagione dei seminari di quest'anno, e vi ricordo che martedì prossimo ci sarà il prossimo appuntamento con i seminari, sempre alle 16, sempre a questo link. Parlerà Filomena Giannotti con un intervento dal titolo Richiamo da Averno, Giorgio Caproni nel neoclassicismo spettrale. Grazie ancora di cuore a tutte, grazie Maurizio veramente moltissimo per questa tua bellissima lezione, e alla prossima.